Benvenuti in questa nuova puntata, io sono Federico Ronzoni e oggi finalmente voglio fare una puntata di discussione, di riflessione per quanto riguarda quello che è successo con FTX e per tutto il macello che ne è saltato fuori, la questione della regolamentazione, ragazzi, cioè, ma com'è possibile che un exchange che era MiFID 2 in Europa, uno dei più regolamentati al mondo come exchange, abbia potuto fare quello che ha effettivamente fatto, ragazzi, che è stata una truffa, una frode a tutti gli effetti, cioè utilizzare i soldi dei propri clienti, i soldi di chi usava l'exchange, ma veramente cose fuori di testa. Poi parleremo anche del discorso del fallimento, della pagliacciata che hanno fatto con Tron, ah no, se tu usi Tron puoi andare a prelevare, però, cioè, pagliacciate veramente assurde, la questione del fallimento, il capitolo 11, il discorso dell'avidità, rancore, tante cose, anche Binance, quello che ha fatto. Cioè, andiamo un po' a parlarne in questa puntata. È una puntata che durerà una decina di minuti. State con me fino alla fine, mettete un mi piace se vi piace quello che faccio, quello che dico. E insomma, andiamo a discuterne. Poi, una cosa veramente importante. Vorrei anche sentire la vostra qua nei commenti. Dobbiamo essere in questo momento più che mai uniti, vicini. Inizio col dire che sono estremamente vicino a tutti coloro che hanno perso soldi o che hanno soldi su FTX. Non è colpa vostra, ragazzi, assolutamente non è colpa vostra. Qui hanno fatto una truffa, ragazzi, una truffa, una frode. Cioè, ma ci rendiamo conto della gravità della situazione? Uno degli exchange più regolamentati al mondo. E insomma, andremo a discutere di queste cose, quindi sono veramente molto vicino a chi in questo momento è in difficoltà. Non sentirti uno stupido, perché, o una stupida, perché non è assolutamente colpa tua. E andremo un po' a parlare di altre cose, di pensieri, opinioni, di quello che voglio aggiungere, eccetera, eccetera. Allora, inizierei proprio dal discorso regolamentazione. Intanto qui vedete che addirittura Elon Musk dice la sua per quanto riguarda quello che è successo. Vediamo anche i team di Formula 1, Mercedes che ha tolto FTX, vediamo l'FTX Arena che ha tolto ovviamente il logo. Insomma, il net worth di Sam che è andato a 3 dollari. Ma inizierei col discorso regolamentazione. Tra l'altro, tutte queste cose qui ve le ho condivise all'interno del mio gruppo gratuito Telegram. Trovate il link qui sotto in descrizione, un canale che utilizzo molto per comunicare. Allora, primo punto di cui voglio parlare insieme a voi: regolamentazione. Ma com'è possibile che, come vi ho detto prima, un exchange, il secondo exchange al mondo, dopo Binance c'era FTX? Com'è possibile che aveva tutte le regolamentazioni, cioè MiFID 2 in Europa, ragazzi, l'unico exchange MiFID 2, cioè, ma dove l'hanno presa questa regolamentazione? Come hanno fatto? Cioè, tu per essere regolato devi provare certe cose, cioè non è che questi qua si mettono a regolare delle persone che fanno delle truffe. Quindi, ma com'è possibile? Com'è possibile che abbiano ottenuto queste licenze? Com'è possibile che siano stati così regolamentati? Questo è un discorso su cui, cioè, io allora non mi devo neanche più fidare di chi è regolamentato, cioè non conta più niente la regolamentazione. Questo è un discorso su cui io rifletterei. Poi, altro discorso che mi è tirato, che mi sta venendo in mente in questi giorni e su cui ho riflettuto: il fallimento, ragazzi. Cioè, hanno gestito veramente questa situazione da scammer. Cioè, andiamo a vedere un attimo su Twitter di Sam. L'hanno gestita nel modo peggiore che potevano, cioè, ma veramente bugie su bugie, e continuavano a dire e dare bugie su quello che succedeva. Cioè, ma veramente nel giro di pochi giorni è successo un disastro, cioè bugie su bugie. Io personalmente all'inizio, come vi avevo detto anche nel mio video su YouTube che ho fatto domenica, andatelo a ripescare. Nel mio video pensavo, e onestamente pensavo e credevo, che sinceramente ad FTX era il 7 novembre o il 6 novembre, quando era domenica? Sì, 6 novembre, ho fatto uscire la mia classica puntata su FTX pericolo, quello che stava succedendo. Io personalmente ero, non dico tranquillo, ma ho detto, ma cacchio, non può succedere tutto sto disastro qua con FTX, anche se
comunque, anche se ero tranquillo, cosa vi avevo detto in quella puntata? Vi ho detto, ragazzi, attenzione, perché anche se c'è un minimo di percentuale di probabilità, anche se secondo me non sarebbe accaduto niente, ma vi ho detto, ragazzi, guardate che c'è anche un minimo di probabilità che possa accadere. La situazione non è pulitissima, non è ottima. E cosa vi ho detto? Vi ho detto, not your keys, not your coins. I soldi è meglio perderli, perché, come ho fatto io, ed è una lezione che mi è servita un sacco, ragazzi, fidatevi, perdere i soldi perché mi sono dimenticato la chiave privata, piuttosto che perdere soldi perché ce li avevo sull'exchange. Perché se ce li avevo sull'exchange, la colpa non è mia. Cioè, ragazzi, io non posso perdere... Cioè, che colpe ho? Non ho nessuna colpa se ho perso dei soldi su un exchange. La colpa è di questi qua che mi hanno truffato. Non ci sono colpe. Mentre se ho perso la chiave privata, come a me è successo, ho perso dei soldi, adesso l'ammontare non ci interessa, ma un ammontare comunque interessante, io ho perso dei soldi perché mi sono dimenticato, cioè ce li ho ancora i soldi ovviamente, ma non mi ricordo la chiave privata, quindi i soldi in realtà sono persi e non c'è modo di ho fatto un grande errore. Voi mi direte, ma com'è possibile? Vi farò un video a riguardo. Ecco, ho preferito perdere i soldi con la mia chiave privata, perché lì lo stupido sono stato io e io mi sento stupido e colpevole di quello che ho fatto. Qui, cioè, tu non hai fatto nulla, quindi questa è una cosa che mi dà fastidio. Soprattutto, come vi dicevo, io personalmente domenica ho avvisato quelli che avevano visto il video, anche all'interno della mia community privata, all'interno della Tana Tartaruga, ho continuamente detto, ragazzi, guardate che io ho prelevato tutto, togliete tutto, che tanto vi dicevo, cioè, a prelevare non ci perdevi nulla, no? Perché tanto almeno eri sicuro. Se c'era, comunque, ripeto, per me c'era una minima probabilità. Penso che nessuno si sarebbe aspettato un crollo del genere, neanche lo stesso CZ, ma dopo ci arriviamo a lui. Quindi questo è un po' il casino che è successo. Poi l'altra cosa, hanno fatto bugie su bugie. Loro sapevano già quello che stava succedendo, e il fatto che nel giro di 6 giorni neanche, nel giro di 5 giorni cambino così repentinamente le idee, quello che scrivono, sono veramente dei buffoni. Hanno fatto una buffonata assurda, soprattutto questo signore qua e la sua immagine che voleva vendere. Non so se avete visto i video che diceva, ah, il milionario più umile, il milionario che vuole dare ogni soldo che guadagna, lo vuole regalare. No, questo qui era e si è rivelato, perché ovviamente uno difficile che riesca, cioè, adesso quello che hanno fatto loro erano in pochi a saperlo. Cioè, io, ragazzi, lo sapete, come cacchio facevo a sapere che questi qua facevano ste truffe qua? Io personalmente non ero alla minima conoscenza di questa cosa, era una conoscenza Sam e altra, un'altra piccola parte del suo team. E la cosa che addirittura questo qui continua a dire è nel tweet che ha fatto l'altro giorno, dove dice, oh, tanto scusa, fa un po', ok, dice, scusate, bla bla, I will soon write up a more complete post on the play by play, but I want to make sure that I get it right when I do. Cioè, addirittura, questo poi va interpretata questa frase, ma a me sembra una minaccia, cioè, nel senso che ve lo traduco, dice, scriverò poi quello che è successo e racconterò meglio la mia visione, vi racconterò tutto e basta. Cioè, questa mi sembra una minaccia, come nel dire, occhio, perché adesso vi dico io cosa è successo, e molto probabilmente andrà, secondo me, a sparare letame, ok, per non dire quella parola, verso qualcun altro, causando magari così un ulteriore crollo del prezzo, no? O causando ancora paura, panico. Poi ovviamente il problema che qua è, cioè, non sono loro a perdere soldi, ragazzi. Sam ha fatto addirittura, cioè, voi ci credete che ha $3? Ma dai, ragazzi, ma dai, non è così, non è un bambo, cioè, quindi non è che ha $3 e no, non è così. Però il fatto è che, cioè, loro ci hanno tratto solo profitto,
Cosa? Sì, ok, c'erano dentro anche FTX, era forse quello più istituzionalizzato, quindi c'erano anche dentro grossi fondi che hanno perso un sacco di soldi, quindi non solo i retail ci hanno perso, ma alla fine della fiera chi ci ha perso davvero tanto? Siamo noi retail, ragazzi, siamo noi. E vado per punti, quindi questo è il discorso dell'avidità e rancore, poi mi ricollegherò a quello che stavo dicendo. Avidità e rancore perché Sam si è dimostrato un avido e, a mio parere, una persona orribile, già solo per il fatto che si voleva vendere una persona che sì, io vado in giro con la Toyota Corolla, che non c'è niente di maneggiare in giro con la Toyota Corolla, però lui voleva far passare il fatto che sì, ho 16 miliardi di dollari, ma guardate come sono umile, guardate come sono bello che vado in giro con la Toyota Corolla. Poi quelle cose che faceva nel suo ufficio con i suoi coinquilini non andiamo a discuterne. Però cioè voleva proprio vendersi un'immagine quasi che cioè, era una questione di vendersi, ragazzi. Questo qui è un bugiardo continuo. Poi ovviamente vedremo cosa salterà fuori, quali saranno le prossime cose. Ma veramente a me ha lasciato molto, molto, molto così, sbalordito. E soprattutto qui c'è del rancore, no? Che verso chi si era indirizzato, ragazzi? Chi sarà indirizzato questo rancore? Verso chi ovviamente ha fatto scaturire il tutto. Chi è che ha fatto scaturire tutto, ragazzi? CZ. E l'ha fatto scaturire con il suo tweet che aveva fatto all'inizio, perché non ricordiamoci che Sam aveva scritto, guardate qua, vediamo dov'era il tweet di riferimento. Allora, dov'è? Vediamo. Che questa è una guerra tra competitor. Questa, abbiamo ricevuto un attacco. Vediamo. Dov'è che è? Prima che la cancella. Non so se l'ha cancellato. Vediamo. Dov'è sto buffone? Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Uno, vediamo qui. Qui l'aveva scritto. Ah, ok. A bunch of unfounded rumors. We are ready, ok. Vabbè, comunque aveva fatto un tweet che adesso non trovo, dove diceva che praticamente avevano ricevuto un attacco da un competitor, che poi si è rivelato che il competitor li aveva salvati, poi Binance si è tirato indietro, insomma, uno schifo. Io ho paura che questo qui adesso dice io non c'ho più niente da perdere, ormai la mia reputazione fa schifo e magari andrà a dare un'ulteriore cattiva immagine a quello che è il mondo cripto, perché questa persona qua ha rovinato l'immagine del settore cripto, ragazzi. Ma voi pensate semplicemente, cioè ne ho parlato con i miei genitori, ok? I miei genitori hanno, cioè sono su di età, non è che hanno 30 anni, cioè, ma voi pensate loro, le persone adulte. Cioè, come fanno a. Cioè, è ovvio che dicono che le cripto non valgono niente, è ovvio che dicono che le cripto sono tutte. Cioè, che è una cavolata assurda. Cioè, ma guardate cosa fa questa gente qua. Cioè, è ovvio che poi anche il pensiero comune sia un pensiero di truffa. Cioè, ragazzi, guardate cosa succede, è per colpa loro, per veramente colpa loro. Poi, altra cosa, avidità. Sam mi è sembrato proprio una persona avida. Cioè, solamente il fatto che, sì, 16 miliardi di dollari, non vuole neanche comprarsi niente, umilissimo. A me, questa persona qui invece mi è sembrata, anche per quello che ha fatto nel passato, una persona che voleva potere, voleva assolutamente conquistare potere e cercare in ogni modo, con ogni mezzo, di poi andare a distruggere gli altri competitor. Cioè, abbiamo visto i tweet, se andate a vedere un po' le sue vecchie risposte, come faceva lo sbruffone, magari con altre cose che erano successe, con altri, appunto, con altre risposte che aveva fatto in passato. Ah sì, faccio quello che voglio, ti compro, ma sì, compriamo. Proprio da sbruffone, e anche quello che aveva scritto lì, I will soon write up a more complete post on the play by play, cioè proprio da sbruffone e da rancore. Tra l'altro, discorso exchange, è un peccato, FTX era un ottimo exchange, ragazzi, a parte diciamo, il fatto della truffa, ma la piattaforma di per sé era ottima. Ora, arrivo anche all'atteggiamento di Binance.
perché non mi è piaciuto come ha risposto Binance. Adesso vi faccio vedere un attimo il tweet, ve lo ricordate, di CZ. Cioè, io ho come l'impressione che, ok, CZ dice che praticamente neanche lui si aspettava tutto questo casino e lui personalmente non aveva intenzione di creare tutto questo. Il problema è che però, secondo me, ci potevano essere modi e modi. Cioè, alla fine è tutto partito, non dico da questo tweet, però perché le schifezze che faceva FTX erano già presenti e già le facevano. Non è che in 5 giorni salta fuori, fanno una truffa, no. Poi si è visto tra l'altro dei comportamenti con le questioni del fallimento, che il giorno prima dicono no, è tutto a posto, il giorno dopo fallimento, cioè... oppure che fanno prelevare i soldi a chi usa Tron. Ma dai, ma che cos'è? E poi chi è alle Bahamas può prelevare, quindi tu devi mandare i soldi a un tipo delle Bahamas per farti... Ma dai ragazzi, cioè veramente un comportamento truffaldino, e si è rivelato poi quello che è. Purtroppo io personalmente non ero a conoscenza di questo fattore. Come vi ho già detto, non appena avevo sentito qualche... Subito, appena ho visto questo tweet di CZ, la domenica avevo avvertito un po' della questione, che ripeto, anche se secondo me era altamente improbabile, mi sono sbagliato, quindi sì, ammetto che mi sono sbagliato, però ecco, si sa, ormai in questo settore qui, quando c'è il minimo sentore di puzza, bisogna scappare a gambe levate. E il discorso è, secondo me CZ ha sbagliato col suo atteggiamento, anche quello di Binance, anche il fatto che io non voglio fare quello che dice ah no, ma c'è complotto, è tutto organizzato, però non lo so, mi sembra così tutto architettato bene. Il fatto che dopo 2 giorni abbiano già un accordo e poi quell'accordo sfuma, cioè ricordiamoci che magari proprio la settimana dell'inflazione, la settimana più volatile, quella più importante, fare tutto così a pennello, non lo so ragazzi, a me puzza un po' sta storia, poi lo scopriremo ovviamente tra un paio di mesi, anni, giorni, non so, quando avremo maggiori informazioni, ma secondo me è stato un po' tutto architettato. Ovviamente ricordiamoci che loro, comunque non CZ, non, diciamo loro in generale, anche perché CZ ragazzi alla fine non ha fatto... Cioè non è stato lui a fare le truffe, è stato Sam, ok? Quindi è Sam il colpevole. Però mi sembra proprio tutto così perfetto, proprio a livello sui 20.000 dollari, pum, capitolazione. Non lo so ragazzi, non lo so. Però ricordiamoci che chi ci guadagna da queste cose, perché sì, i soldi non è che spariscono ragazzi, c'è chi guadagna e c'è chi perde. Chi perde sono i retail, chi guadagna sono gli istituzionali, i grandi squali, le grandi balene. Questa è una cosa che non mi piace, secondo me CZ, ma come avevo già detto anche nella puntata di domenica, lui ha fatto una mossa, secondo me, imprenditoriale, di andare un po' a dare un po' fastidio. Poi non lo so ragazzi se lui già sapeva, non ne ho più pallida idea, però secondo me lui ha fatto semplicemente una mossa imprenditoriale e per andare a svantaggiare un competitor, ci sta, ok? Però poi dopo ha causato un po' tutto quello che ha causato. Poi CZ non mi sembra per niente una persona stupida, quindi penso che sappia esattamente quello che sta facendo, quindi non do le colpe a nessuno, perché non sappiamo ovviamente, cioè è inutile adesso dare la colpa, è colpa sua, però ecco, secondo me potevano esserci magari modi migliori per andare a fare una comunicazione del genere. Cioè alla fine è quello che ha proprio scaturito il panico generale. Poi altra cosa, ho fatto un post su Telegram dove vi ho scritto un po' altre cose che pensavo. Ragazzi, ricordiamoci come al solito, not your keys, not your coins. Come vi ho anche sempre detto, non abbiate un single exchange, avere solo un exchange è male. Anche qui, avevo un solo exchange, l'ho registrato sulla FTX, volevo prelevare i soldi, dove li mandavo? Non avevo altri exchange, quindi abbiate anche adesso tanti exchange. E poi, altra cosa importante, gli exchange usateli solamente per fare operazioni di compravendita, trading, tenete il minimo indispensabile sugli exchange. L'abbiamo imparato soprattutto da quello che è successo, non bisogna avere
investimenti a lungo termine sugli exchange. Io in primis ve l'ho sempre ripetuto, la mia allocazione è molto suddivisa, giusto per andare a ridurre il rischio della controparte, perché il rischio della controparte c'è, come se fosse una banca, come se fosse un exchange. Cioè ragazzi, il problema è che il mondo cripto poi non è regolamentato, è ancora un mercato molto molto volatile, quindi giovane, e diciamo che queste cose sono più probabili che succedano, ma il discorso è lo stesso. Le criptovalute ci hanno regalato la decentralizzazione, il fatto di essere proprietari delle proprie chiavi private, perciò questo è un discorso. Poi vi ho detto, se volete appunto delle chiavi private, qui sotto in descrizione c'è l'hardware wallet che consiglio, appunto i Ledger, no? Voi avete la chiavettina, avete le vostre chiavi private, siete a posto. Poi tanti mi chiedono quali sono gli exchange che ci consigli adesso per fare trading, investimenti. Ragazzi, c'è Bybit qui sotto nel link in descrizione, c'è OKX e c'è BitGet. Si differenziano un po'. Bybit secondo me è ottimo per fare i trading in cripto, vi ho fatto anche le recensioni e i video dedicati, futures, derivati, launchpad, ottimo. OKX è un'altra app molto buona, soprattutto l'applicazione di per sé è ottima, avete gli acquisti ricorrenti, bot di trading, il ribilanciamento automatico, va benissimo. BitGet è ottimo per chi vuole fare copy trading, chi vuole fare trading sui, vanno tutti bene questi tre exchange. L'importante è che voi usiate gli exchange per fare compravendita, speculazione, trading, non investimenti lungo termine, perché questo settore non è ancora arrivato a quel livello tale da potersi fidare. L'abbiamo capito, cioè ormai non bisogna più fidarsi di nessuno qua, nessuno, cioè nessuno, anche se, cioè cacchio ragazzi, Sam fino a 2 settimane fa anche io personalmente, cioè, ho detto cacchio, questo qua è forte, cioè bravo, guardate qua cosa ho costruito, cioè davvero non mi sarei assolutamente, ma nessuno ragazzi si aspetta, cioè aveva gli investitori istituzionali, cioè nessuno regolamentato fino al midollo. Poi ora quello che è successo poi comporterà secondo me anche una sorta di regolamentazione più complessa e sarà anche un po' il braccio destro, no, per le banche, da dire sapete, guardate cosa è successo ad affidarsi dagli exchange che magari hanno sede alle Bahamas o da qualche altra parte, affidati magari a noi, abbiamo, sai, la sede in Italia, ti teniamo noi le chiavi private, ti teniamo noi i tuoi bitcoin. Però poi va sempre un po' a perdere il discorso bitcoin, quindi gli exchange vanno bene, ma come vi dicevo solo per il discorso trading, compravendita eccetera eccetera. Per investimenti a lungo termine bisogna tenere i soldi e avere la propria chiave privata. Poi discorso appunto retail, abbiamo detto i rischi che ci sono adesso, i rischi della regolamentazione che ovviamente serve, è un settore che ormai porterà sicuramente alla regolamentazione, come vi ho scritto anche all'interno del mio gruppo Telegram gratuito Tartu, lo trovate il link qui sotto in descrizione. Sta arrivando la regolamentazione anche dalla Casa Bianca, quindi è ormai questione di momenti. Questo è stato lo scacco matto che ha portato un po' tutto questo filone che ci sarà, che ci porteremo dietro nel 2020. Per cui io personalmente vi direi fate molta attenzione a stablecoin, asset a rendita, tutti quei asset a rendita fissa. È dall'inizio del bear market che vi dico ragazzi, stablecoin occhio, arriverà la regolamentazione, le altcoin occhio, storicamente falliscono molte altcoin nel bear market, abbiamo poi il problema della regolamentazione, le altcoin ragazzi sono aziende, non possono vendere, sì ok tanti magari sono, però cioè dai, non giriamoci intorno, le altcoin sono aziende, ok, sono aziende private che vendono poi il loro token e ovviamente il loro token è loro, è un po' come se fosse un'azione, quindi voi quando comprate un altcoin comprate l'azione di quell'azienda, stop. Poi possiamo raccontarcela come vogliamo, ma io personalmente l'ho sempre vista così. Con Bitcoin è un altro discorso, perché Bitcoin non c'è nessuno che è a capo di Bitcoin, questo poi è bello di Satoshi Nakamoto, tutto il discorso di Bitcoin, ed è per, sono sicuro che dopo questa faccenda ci saranno sempre più persone massimaliste. Io personalmente non sono massimalista, abbraccio la maturazione del settore, però non posso altro che riconoscere questo fatto. Quindi rischi delle stablecoin, regolamentazione, gli asset a rendita ragazzi, tutte quelle piattaforme che vi offrono rendimenti, statene alla larga. Se è flessibile ancora va bene, ma se sono asset a rendita in depositi fissi non fatelo ragazzi, non è da un anno che ormai ve lo dico, non fate investimenti
in earn fissi, cioè non mettete in staking che dovete aspettare poi un anno, perché se volete succedere qualcosa, volete prelevare i soldi, non vi piace più quella, non potete più fare nulla. Quindi mi raccomando, non fate cose fixed, non ne vale la pena guadagnare il 20% su 1.000 euro in un anno, non ne vale la pena, ok? Mi raccomando, non rischiate in questa cosa qui, ed è ormai da tanto che ve lo ripeto, ma ci sta a ripeterlo. Not your keys, not your coins. Chi ha i fondi dentro su FTX, cosa succederà? Chi ha dentro i soldi su FTX è un bel casino e molto probabilmente speriamo che riescano a recuperare. Ora hanno fatto la cosa lì del fallimento, sicuramente qualcosa si riuscirà a recuperare. Chi avrà dei soldi su FTX verrà appunto sistemata e verranno recuperati. Il problema è che ci vorrà tempo, ok? Quindi mettetevi il cuore in pace, ci vorranno magari anni, non so dirvi quanto, settimane non credo, mesi non credo, sono cose che richiedono anni. Basta vedere con Mt. Gox, discorso diverso, ma giusto per farvi capire, ci vorrà tempo anche per quanto riguarda Celsius, cioè ci vuole tempo, ok? Ci vuole tempo e sarà purtroppo una situazione che richiederà tempo e che non si risolverà da un giorno all'altro. Perciò questo è un po' il discorso, spero che vi sia potuto servire questa puntata di riflessioni. Fatemi sapere un po' qua sotto qual è la vostra opinione e tutto. Stiamo vicini oggi più che mai, sicuramente ci riprenderemo e bisogna essere forti, ok? Non bisogna demoralizzarsi e mi raccomando, imparate da quello che vi è successo. Io quando ho perso le mie chiavi private ho imparato che devo fare più attenzione. Tra l'altro non è che è successo, cioè è un discorso ampio, ve lo spiegherò, però è il fatto che non mi sia ricordato le chiavi private è una cosa passata. Però, amen, ho appunto perso dei soldi e ho imparato appunto a non a ricordarmi le chiavi private. Quindi mi raccomando, appunto, dai vostri errori bisogna imparare e noi ci vediamo alla prossima puntata. Buon fine settimana a tutti. Ciao.